DLC, espansioni ed early access che si spostano su nuove console. Dicembre però non è solo questo, perché la console ibrida di Nintendo, la Nintendo Switch, propone anche Xenoblade Chronicles 2 in apertura di mese. Per i DLC segnaliamo sicuramente l'ultimo che riguarda la prima stagione di Final Fantasy XV, ossia quello dedicato a Innis Scientia, ma anche i DLC che arrivano per Resident Evil 7, che danno una vena più action a quello che è il titolo che abbiamo potuto sviscerare a inizio mese. Infine, parlando di early access che si spostano su altre console, ci sarà anche PlayerUnknown Battlegrounds, che dopo l'early access su Steam iniziato a marzo di quest'anno continuerà anche su Xbox One. Pur essendo un sequel diretto di Xenoblade Chronicles, il secondo episodio della saga, sviluppato sempre da Monolith Software, sarà completamente ambientato in un mondo nuovo e con un cast di personaggi totalmente rinnovato. Il protagonista, Rex, sarà accompagnato dalla sua fedele amica, Pyra, entrambi alla ricerca di Elysium, il paradiso dell'umanità. Ambientato in un infinito oceano di nuvole, la popolazione si è adattata a vivere sulle spalle di numerosi colossi chiamati Titani. Un RPG che promette di colpire per i temi trattati e per lo stile utilizzato da artisti come Masatsugu Saito e per la musica di Yasunori Mitsuda, compositore già di Inazuma Eleven e del prossimo episodio Ignis di Final Fantasy XV. Dopo averlo spolpato anche su Switch, tocca tornare su Marte per rivivere da vicino in prima persona le avventure di Doom, stavolta però in VR sia per PlayStation che per HTC Vive. Con le medesime armi del gioco originale, con lo stesso feeling trasmesso da queste ultime, sarà di nuovo il momento di cadere negli inferi e combattere contro tutti i mostri che ci si pareranno dinanzi, con l'adrenalina tipica del titolo ID Software. Dopo appena un bimestre dall'uscita del gioco base, Destiny 2 si aggiorna con il suo primo DLC. Subito dopo la conclusione della campagna, sarà il momento di recarci su Mercurio per recuperare Osiride, il più potente degli stregoni mai esistito, così da scoprire tutte le risposte alle domande che l'umanità continua a porsi. Con un nuovo capitolo completamente inedito, il ritorno di personaggi già noti e una nuova destinazione da esplorare, ossia le foreste infinite, la maledizione di Osiride vi permetterà di aggiungere numerose altre ore di gioco alla vostra esperienza con Destiny 2. LocoRoco 2 è pronto a tornare, ma stavolta su console fissa, con l'ottimizzazione per il 4K e quindi per PlayStation 4 Pro. Con un sistema di controllo pensato per sfruttare tutte le caratteristiche del DualShock 4, Sony chiude il proprio anno proponendo uno dei pochissimi titoli rimasti tra quelli pubblicati su PSP che ancora non era stato riproposto alla platea di videogiocatori più giovani. A quasi un anno dal suo arrivo, Resident Evil 7 si aggiorna con due contenuti scaricabili. Not a Hero ci porterà a scoprire dettagli aggiuntivi su Chris Redfield, che sta inseguendo qualcuno o qualcosa. L'esperienza sarà molto più orientata verso l'action, con un inatteso passo all'indietro verso Resident Evil 5 e 6, sovvertendo così i cambiamenti avvenuti con il settimo capitolo. Con End of Zoe, invece, vestiremo i panni di Zoe subito dopo la fine della campagna principale, narrata nel settimo episodio della serie. Dopo il longevo Early Access, partito il 23 marzo scorso, PlayerUnknown's Battlegrounds arriva su Xbox One per confermare il traguardo raggiunto il 27 agosto scorso, ossia quello di gioco più giocato in assoluto su Steam, superando anche Dota 2. L'8 settembre PlayerUnknown's Battlegrounds ha anche infranto il record del milione di utenti connessi contemporaneamente, confermandosi un fenomeno di massa di portata internazionale. 100 giocatori paracadutati su un'isola sperduta nella quale bisognerà subito attivarsi per trovare armi ed equipaggiamento per sopravvivere. Soltanto uno di questi 100 giocatori ce la farà e sarà l'unico vincitore della partita. L'arte a inchiostro e miti giapponesi, vestiti i panni di Amaterasu, la dea giapponese del sole incarnatasi in un leggendario lupo bianco, dovremo affrontare e sconfiggere Orochi, un demone a 8 teste e tirannico responsabile di aver trasformato il Giappone in una landa desolata. Un capolavoro artistico che torna dopo tanti anni sulle console di corrente generazione per permettere ai più giovani di recuperare una perla della storia videoludica. Hajime Tabata finisce il suo racconto su Final Fantasy XV con l'ultimo DLC dedicato a Ignis Scientia. L'ultimo buco narrativo dei quattro protagonisti viene quindi colmato con la speranza di ritrovarci dinanzi a un prodotto più valido di quanto visto con i precedenti DLC e con Comrades, l'espansione dedicata al multiplayer che ha invece coperto i 10 anni di buio. Come avete potuto vedere, c'è anche un pensiero dedicato al VR con Doom, che arriva nella sua versione in realtà virtuale, ma quello che vogliamo sapere da voi è se ci sono titoli che effettivamente a dicembre meritano di essere recuperati, visti che siamo pieni di DLC e di espansioni, o se a Natale invece deciderete di recuperare qualcosa dei mesi precedenti. Diteci nei commenti e noi invece ci vediamo a gennaio con l'anno nuovo.